Costruire sulla roccia un sogno è il titolo dell'incontro testimonianza che si è svolta a Cavaillon Veronese venerdì sera davanti a circa 700 persone, organizzato nell'ambito degli eventi anteprima del Festival Biblico. C'era un ospite d'eccezione, Simone Moro, alpinista tra i più forti al mondo, il primo ed unico ad aver conquistato in pieno inverno quattro vette da 8.000 metri. Ha dialogato con il biblista Don Martino Signoretto sull'elemento roccia, uno dei nomi assegnati a Dio nella Bibbia ed elemento naturale che consente di vivere esperienze uniche e di crescere, o addirittura, come è riuscito a fare Simone, vivere una vita felice dedicata all'alpinismo. Fare l'alpinista significa scalare le montagne. Scalare le montagne vuol dire elevarsi camminando rispetto alla quota dove si vive. Non è un'elevazione spirituale, ma lo può essere, perché anche salire una montagna è una forma di preghiera, e le montagne ricorrono spessissimo nelle sacre scritture di tutte e tre le religioni monoteiste, e quindi la montagna è legata anche al divino. E quindi io lo faccio perché mi piace tanto, è un'occasione per rimanere solo anche con me stesso e capire che da lassù vedi anche la mano del grande architetto. Vivere ad alta quota in situazioni difficili e talvolta al limite della sopravvivenza consente di mettersi alla prova spingendosi a dare il massimo delle proprie capacità fisiche e mentali, e come dice Simone Moro, da così in alto si impara a vivere meglio anche a bassa quota, non dando per scontati i doni che si hanno, affrontando le sfide con dedizione e ottimismo, non smettendo di credere e di impegnarsi per i propri sogni. E da qui la sua grande voglia di condividere con chi non può fare le stesse esperienze le gioie e gli insegnamenti della montagna e di imprese uniche al mondo. Come hai reagito a questa proposta? Con piacere, perché sono una persona che crede, e quindi un festival biblico parla della fede in cui credo, e quindi non ho fatto nessuno sforzo, non è nessun problema. Dico anche nelle normali conferenze che sono uno che crede, perché anche se sembra un po' fuori moda, per me non lo è la cosa che sento, e quindi sono molto volentieri. Ma l'elicottero non è perché non voglio fare la coda. Stasera, vabbè, fino a un quarto d'ora fa stavo lavorando con l'elicottero, ma tutto nasce da un progetto umanitario, dall'idea di dare una mano a dei popoli, nel mio caso il popolo nepalese, dove l'elisoccorso non esiste, e per elisoccorso non intendo solo rivolto agli alpinisti, ma anzi soprattutto alla gente locale, quindi bambini, donne, vecchi, a tutti quelli che hanno bisogno di essere salvati con l'elicottero. È partita così. In Nepal adesso ci sono due elicotteri uguali, gialli uguali, e voglio continuare il leitmotiv solare di questo colore, e quello che ho in Italia è paro paro a quelli che ci sono in Nepal.